Buongiorno, siamo qui con Francesca Del Nero, autrice del libro Io sono viva e inoltre anche fondatrice di School of Dreamers. Volevamo chiederle cosa è per lei School of Dreamers e cosa è in generale? È la scuola che ho fondato 10 anni fa ormai e è la mia vita ormai. È come se io non sentissi più di avere realmente un lavoro, ma ho una missione, che è quella di portare consapevolezza e motivazione e di portare il sogno in giro per il mondo. Questo lo faccio attraverso seminari, attraverso libri, lo faccio nelle aziende, lo faccio nelle scuole e è la cosa che amo fare più di ogni altra e non mi interessa fare nient'altro oltre che questo. Volevamo chiederle, cosa significa per lei il perdono? Perdono è uno strumento di grandissimo potere e contrariamente a quello che pensiamo, quando non perdoniamo, in realtà ci stiamo tenendo un grande peso sul cuore e sulla coscienza. E quindi il perdono è uno strumento di grande potere perché libera, perché il perdono può essere un dono. E un dono che facciamo a noi stessi, liberandoci dal rancore, dalla rabbia. E quando noi liberiamo noi stessi da quel rancore, da quella rabbia, anche se l'altra persona non lo sa direttamente, perché possiamo fare questo processo anche dall'interno, non sempre è necessario o possibile andare dall'altra persona e dire ti ho perdonato. Possiamo farlo dall'interno, liberandoci di questo peso. L'altra persona in qualche maniera ne sarà comunque informata, tra virgolette. Ma c'è un'altra parte del perdono che è quella che sulla quale facciamo più fatica, che è quella di perdonare noi stessi. Perché non c'è sempre solo l'altro da perdonare, alle volte abbiamo noi stessi da perdonare per primi, no? Liberarci noi per primi di questo peso, no? E quindi lasciare andare, alleggerire. Perché sono pesi che ci portiamo dietro che non hanno nessun beneficio né per noi né per gli altri. E quindi io dico, se possibile, scegliamo ciò che fa stare bene noi e quindi fa stare bene anche gli altri. Lei pensa che questo libro possa fare da tramite per il rapporto tra genitori e figli? Guarda, sì, tantissimo. Questo libro porta messaggi per voi ragazzi, porta messaggi per i genitori e porta messaggi per gli educatori. È un grande collante perché non esiste niente. Cioè, no, non ci può essere una relazione virtuosa se non alimentata da queste tre parti, perché i ragazzi vanno a scuola e hanno una famiglia e quindi ci deve essere un progressivo allineamento su alcuni principi, alcuni valori da tutte e tre le parti. Questo sarebbe veramente la grande vittoria. Guardando alcune sue interviste, abbiamo sentito che aveva detto che il suo libro è un libro scritto a quattro mani. Però, com'è stato scrivere un libro a quattro mani senza averne due fisiche? È stato, posso dire, comunque bellissimo perché mia figlia in questo libro è in qualche momento qui presente come se fosse proprio qui adesso, col suo corpo fisico in piena forma e altri momenti è in un'altra dimensione e quindi risponde diversamente a seconda di quando è qua, adopera il suo linguaggio di quando era qui, quindi il vostro linguaggio. Quando è là, adopera un altro linguaggio, quindi è stato bellissimo stare in comunicazione con lei lungo tutta la scrittura del libro, perché ripeto, mi ha fatto da specchio in alcuni momenti, mi ha aiutato a ricordare, ma soprattutto da quando lei mi parlava dall'altra dimensione, riusciva a vedere con distacco anche le sue stesse esperienze in maniera diversa, in maniera più costruttiva. E quindi è stato comunque per me un'esperienza importantissima scrivere questo libro per non dimenticare niente di quello che era stata la sua vita e di quello che poteva essere il suo esempio per voi ragazzi in particolare, ma come ripeto, essendoci anche la mia parte insieme, abbiamo creato questa possibilità di far accedere tutti, sia i giovani che i genitori che gli educatori.